Questo video è stato prodotto da Elvega, Riccardo Zigarini, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini e Luca Gemignani. Alle 4 del mattino. Di Sonia Green e H.P. Lovecraft. Lettura di libri in pillole. Illustrazione di Eros Veschi. Musica di Fabrizio Prando. Erano quasi le 2 del mattino quando mi resi conto che stava per accadere. Me lo dicevano i grandi silenzi neri della notte e un grillo mostruoso che friniva con un'insistenza troppo orrenda per non avere un suo significato me ne dava conferma. Sarebbe successo alle 4, nell'ora della mezza luce che precede l'alba, come lui aveva detto che sarebbe avvenuto. In precedenza non gli avevo mai realmente prestato fede, perché è raro che le maledizioni dei pazzi vendicativi vengano prese sul serio. Inoltre non era giusto accusarmi di ciò che gli era successo alle 4 di quell'altra mattina, quella mattina terribile che non dimenticherò mai. E quando alla fine lui era morto ed era stato seppellito nel vecchio cimitero su cui guardano le mie finestre rivolte a Oriente, avevo avuto la certezza che la sua maledizione non avrebbe potuto colpirmi. Non avevo forse visto la sua argilla priva di vita, sepolta da enormi palate di terra? Perché, dunque, non avrei dovuto avere la certezza che le sue ossa ormai in polvere non sarebbero state in grado di arrecarmi la fine annunciata in un giorno e in un'ora definiti con tanta precisione? Questo avevo sempre pensato, fino a quella notte sconvolgente, quella notte di caos indescrivibile, di certezze perdute e di prodigi senza nome. Ero andato a letto presto, sperando invano di dormire un po', nonostante la profezia che mi ossessionava. Adesso che il momento era ormai prossimo, mi risultava sempre più difficile fugare le paure indefinibili che sempre erano rimaste al di sotto dei miei pensieri consapevoli. Mentre le lenzuola fresche davano sollievo alla febbre del mio corpo, non riuscivo a trovare nulla che calmasse la febbre ancor più alta che ardeva nella mia mente. Ero sveglio e mi agitavo inquieto, cercando prima una posizione e poi l'altra nel tentativo inutile di scacciare con il sonno quell'idea ossessiva e insistente. Deve accadere alle 4 del mattino. La mia terribile agitazione era dovuta forse all'ambiente, alla località fatale dove ero tornato a soggiornare dopo tanti anni? Perché, mi chiesi, avevo lasciato che le circostanze mi riportassero proprio quella notte nella casa e nella stanza ricordate così vivamente, le cui finestre orientali si affacciavano sulla strada solitaria e sull'antico cimitero di campagna. Alla mia memoria si riaffacciarono tutti i particolari di quella misera necropoli: il bianco recinto, i pilastri di granito simili a fantasmi, le ombre sospese di coloro che erano pasto per i vermi. Infine, concentrandomi, scesi con la mente a profondità più remote e proibite, e sotto l'erba incolta vidi le forme silenziose delle cose che esalavano quelle ombre. I dormienti sereni, le forme putrefatte che si erano agitate frenetiche nelle bare prima che giungesse il sonno, e le ossa immote nei diversi stadi della disgregazione, dallo scheletro integro alla manciata di polvere. Invidiavo soprattutto la polvere. Poi fui colto da un terrore nuovo quando la mia fantasia trovò la sua tomba. Non osai lasciare che il mio pensiero indugiasse in quel sepolcro e avrei gridato se qualcosa non avesse prevenuto la forza malvagia che trascinava la mia immaginazione. Fu un improvviso soffio di vento, uscito dal nulla nel silenzio della notte, che staccò dal gancio l'imposta della finestra più vicina, facendola sbattere avanti e indietro, rivelandomi l'antico cimitero acquattato spettralmente sotto la prima luna del mattino. Parlo di quel soffio di vento come di qualcosa di misericordioso, ma adesso so che il suo atto di misericordia aveva valore solo momentaneo, e dietro c'era qualcosa di beffardo e maligno.
Non appena vidi la scena illuminata dalla luna, mi resi conto infatti di un nuovo presagio, stavolta troppo inequivocabile perché potessi considerarlo un vago fantasma che si levava fra le lapidi inargentate dall'astro notturno al di là della strada. Guardai con istintivo timore verso il luogo in cui lui stava marcendo, un punto che l'intelaiatura della finestra mi celava allo sguardo, e percepii in un sussulto d'angoscia l'appressarsi di qualcosa di indescrivibile che fluiva minaccioso da quella direzione. Una massa vaga, aerea, senza forma, fatta della sostanza grigio-bianca dello spirito, ancora opaca e sottile, ma che di momento in momento cresceva, nutrita da un potere terribile e catastrofico. Per quanto cercassi di considerarlo un semplice fenomeno atmosferico, il suo carattere spaventoso, prodigioso e non casuale mi colpì tra fremiti di angoscioso terrore. Sicché ero di fatto ormai preparato per il climax deliberato e malevolo che presto si verificò. Quel climax, che recava con sé un'orrida visione simbolica della fine, era allo stesso tempo semplice e minaccioso. Ad ogni istante il vapore si faceva sempre più denso e spesso, assumendo un aspetto semitangibile, mentre la superficie rivolta verso di me diveniva circolare, nettamente concava. Quando smise di avanzare, si arrestò spettrale in fondo alla strada, e mentre palpitava debolmente nell'aria umida della notte, sotto quella luna maligna, vidi che aveva l'aspetto del quadrante pallido e gigantesco di un orologio distorto. In una successione demoniaca si verificò una serie di eventi terrificanti. Nella parte inferiore destra del quadrante spettrale si materializzò una creatura nera e tremenda, informe e appena intravista, ma che aveva quattro artigli acuminati tesi verso di me. Artigli che trasudavano una fatalità maligna nelle linee e nella disposizione, perché formavano in modo esplicito il segno temuto, occupando il posto esatto del numero 4 sul quadrante del destino. Poi quell'orrore scivolò fuori dalla superficie concava del quadrante e cominciò ad avvicinarsi con un moto indescrivibile. I quattro artigli, lunghi, sottili e dritti, apparivano ora sovrastati da disgustosi tentacoli esili come fili, ciascuno fornito d'un'intelligenza perversa. Si agitavano senza sosta, dapprima lentamente, poi a velocità sempre maggiore, fino a quando mi parve di impazzire per la rapidità di quel movimento. E in un crescendo d'orrore cominciai ad udire tutti i suoni sottili ed enigmatici che vibravano nel profondo silenzio notturno, ingigantiti mille volte. E tutti mi ricordavano all'unisono l'ora fatale, le 4 del mattino. Invano mi tirai sul capo la coperta per non sentire, invano cercai di sovrastare quei suoni emettendo qualche grido. Ero paralizzato, muto, eppure atrocemente consapevole di ogni visione, di ogni rumore innaturale nell'immobilità devastante, maledetta dalla luna. Finalmente riuscii ad infilare la testa sotto le coperte, quando il frinire del grillo che ripeteva la frase orrenda «4, 4» sembrò sul punto di spaccarmi il cervello. La mia mossa servì soltanto ad aggravare il terrore, perché i suoni emessi da quell'essere odioso presero a colpirmi con l'impeto di un maglio titanico. Poi, mentre riemergevo con la testa da quell'inutile protezione, percepii con lo sguardo una più intensa attività diabolica. Sulla parete appena affrescata della mia stanza, quasi evocata dal mostro tentacolato uscito dalla tomba, danzava beffardo un esercito di miriadi di esseri, neri, grigi e bianchi, quali potrebbe evocare soltanto l'immaginazione di chi è folgorato dalla collera di Dio. Alcuni erano piccolissimi, altri coprivano ampi spazi. Nei particolari più minuti, ognuno di essi possedeva un'individualità grottesca e orribile. Nelle forme generali, tutti si conformavano allo stesso modello di incubo, sebbene le loro proporzioni fossero molto diverse. Cercai ancora una volta di escludere dalla mia coscienza le anomalie della notte, ma invano. Le cose danzavano sul muro, crescevano e rimpicciolivano, si avvicinavano e si allontanavano con un ritmo morboso carico di minaccia. E ognuna aveva l'aspetto d'un infernale quadrante d'orologio, su cui figurava sempre un'ora sinistra. Le temute
fatali 4 del mattino. Fallito ogni tentativo di cancellare quel delirio implacabile e vorticante, guardai di nuovo verso la finestra aperta e scorsi ancora il mostro emerso dalla tomba. Prima era stato orribile, adesso era indescrivibile. L'essere che prima appariva di sostanza indeterminata, adesso era formato di un fuoco rosso e maligno e agitava in modo orrendo i 4 tentacoli come oscene lingue di fiamma viva. Mi fissava dall'oscurità con una smorfia beffarda, ora avanzando, ora arretrando. Poi, nel silenzio gonfio di tenebra, i 4 artigli di fuoco si mossero, rivolgendo un cenno d'invito alle immagini che danzavano diaboliche sulle pareti, e sembrò cominciassero a battere il tempo della folle sarabanda, finché tutto il mondo fu un turbine orrendo e scatenato di 4 che balzavano, saltavano, scivolavano, ghignavano, sfidavano, minacciavano. Da qualche remota regione udì avvicinarsi il vento del mattino, che scivolava sul mare muto come un enigma e sulle paludi dense di febbri. Fievole dapprima e poi sempre più forte, sino a quando eruppe in un diluvio di cacofonie ronzanti e sibilanti che urlavano sempre quell'orrenda minaccia. Le 4, le 4, le 4! Cominciato come un lamento monocorde, divenne il lamento assordante di una cateratta gigantesca. Poi finalmente, raggiunto il culmine, cominciò a spegnersi. Mentre svaniva lontano, lasciò nelle mie orecchie sensibili una vibrazione simile al passaggio di un treno pesante e veloce, ed un crudo terrore, così intenso da suggerire già la calma della rassegnazione. La fine è prossima. Visioni e suoni sono un immenso gorgo caotico di tremende minacce mortali, in cui si fondono tutte le 4 del mattino, orride e maledette, esistite da ere senza memoria, e tutte quelle che esisteranno nell'eternità futura. Il mostro fiammeggiante avanza, si fa sempre più vicino, i suoi tentacoli ossuti mi sfiorano il viso, gli artigli si piegano avidi, cercano a tentoni la mia gola. Finalmente posso scorgere il suo volto attraverso le nebbie turbinanti e fosforescenti del cimitero e in un delirio d'orrore mi accorgo che è una colossale, grottesca caricatura del suo volto, la faccia di colui dalla cui tomba inquieta è uscito. Ora so che il mio destino è davvero segnato, che le folli minacce del pazzo erano realmente le maledizioni demoniache di una potenza del male e che la mia innocenza non basterà a difendermi contro quella volontà perversa, avida di una vendetta ingiusta. Vuole ripagarmi ad usura per ciò che ha sofferto in quell'ora spettrale, deciso a trascinarmi fuori dal mondo, in regni noti soltanto ai folli e agli indemoniati. E mentre, tra il ribollire delle fiamme infernali e il tumulto dei dannati, gli artigli infuocati puntano avidi verso la mia gola, sento sulla mensola il lieve ronzio d'un orologio, e quel ronzio mi annuncia che sta per battere l'ora il cui nome adesso erompe senza parole dalla gola orrida e cavernosa del mostro ghignante uscito dalla tomba che torreggia davanti a me. L'ora infernale e maledetta delle 4 del mattino!